penso che il protagonista di questa serata non sia diluito nell'immagine in sé, ma penso che siano queste ragazze adolescenti. Sono loro i protagonisti. L'intento, penso, di Anna Maria sia proprio questo. L'intento del progetto è quello di celebrare l'esordio in una età in cui la forma segna la rottura con il passato e l'esordio di una nuova generazione, la pubertà, l'adolescenza, no? Allora, la ricerca della forma è la cosa più angosciante che in tutte le generazioni storiche ha angosciato, da un Foscolo di Dolore di Giovane Werther, allo Scarafaggio di Kafka, all'asino di Apuleio, di Pinocchio, alla metamorfosi che il corpo dell'adolescente assume nel momento in cui impatta con la natura biologica che la fa diventare adulta. Su questo passaggio cruciale si sono giocate tutte le vicende cruciali della storia della dimensione umana, da Eva, che nel momento in cui può cogliere la mela, che è un simbolo del fatto che il suo seno è pronto per procreare, e incontra la maledizione della famiglia di Dio. Il conflitto di generazione si compie in questa fase in cui la bambina diventa donna. Noi non abbiamo ancora oggi nella nostra civiltà, nel 2016, un rito che celebri il menarche, le mestruazioni delle bambine, e che celebri come un ingresso e un benvenuta che l'intera nazione umana dà alle bambine in quanto donne. Noi ancora le colpevolizziamo, questa Chiesa sconsacrata, ma sulla pratica di colpevolizzare il sesso della giovane, in quanto pericolosamente pone la catastrofe del cambiamento di generazioni, noi ancora non siamo capaci di riconoscere questa bellezza della natura, in cui natura investe la donna come privilegio. Il vero privilegio della donna è che la natura la predilige, e la predilige in quanto la figlia, in quanto figlia, può diventare più grande e potente di sua madre. Noi questa cosa la contrastiamo con infibulazioni di verginità e di colpa, oppure di maledizioni. Noi queste cose ancora le celebriamo e ancora non sappiamo riconoscere la bellezza, la potenza, l'utilità, la salvezza del fatto che le giovani donne esistono e che cambieranno il mondo grazie alla loro individuazione. Ma il mito greco ci ha insegnato che tutto questo avviene per conflitto. I figli eroi lottano contro i genitori e vincono, perché magari dietro Arianna Teseo c'è Arianna, dietro Ulisse c'è Penelope, e agiscono come eroine Atena, Lisistrata. Le donne greche del mito greco sono protagoniste. Non c'è nessun'altra storia che rende protagonista le donne quanto il mito greco. E anche oggi abbiamo bisogno di nuovi miti, quando invece la tecnologia tende a opprimere questo cambiamento. Noi abbiamo bisogno di voi, ma non vogliamo caricarvi di quello che noi non siamo stati capaci di fare, come fanno in realtà le famiglie. Le famiglie investono sulle proprie figlie tutto ciò che i genitori non hanno saputo fare. Io faccio una citazione, il Cigno Nero, no? Il famoso film dove la ballerina è costretta in qualche modo a attuare il sogno della madre, diventare una ballerina famosa, però poi la madre dice sì, ma non sono io, sei tu. E quindi si crea un conflitto. Non ci può essere questo investimento di sequestro della famiglia sui giovani. Ci deve essere un investimento sui figli, purché si differenzino. La ricerca della differenza è l'aspetto terapeutico e formativo che la danza. La danza è come una cinematografia, c'è un movimento. Queste sono delle tac, sono dei fotogrammi, no? Sono dei blocchi in cui si dice a ciascuna, ma ciascuna di voi non fa parte dei grani di una collana, ciascuna di voi non è il catenaccio sul lampione attaccato uno all'altro, ciascuna di voi è una persona, ha uno sguardo, ha un soggetto, ha una individualità. Noi abbiamo bisogno del vostro arbitrio, noi abbiamo bisogno del vostro carattere. Non siete belli o brutti, non siete scarafaggi, non siete situazioni con le borchie o con i tatuaggi,
non siete dei punk, non siete delle persone che cercano di unirsi per poter essere lasciati in pace dagli adulti. Non siete solo questo. Volete essere questo? Siete anche questo. Ma non interessa che comunque voi siate, tiriate fuori il coraggio di esistere, di respirare e di cambiare il mondo alla faccia nostra, contro di noi. Mi va benissimo, perché non sarà mai contro noi come persone, ma sarà come testimonianza di un altro modo di vivere il presente che deve essere necessariamente diverso da quello che noi abbiamo vissuto. Io nella mia adolescenza ho avuto la fortuna di essere, oltre che come dolorosamente investito da tutte le questioni dell'adolescenza, anche però trasgressivo. Io ho avuto la fortuna di una giovinezza trasgressiva. Voi no, perché abbiamo un ipercontrollo su di voi. Come faremo a liberarvi dalle nostre stesse reti che abbiamo creato? Voi andate a scuola e noi sappiamo telematicamente se siete in classe oppure no, o se state bruciando la scuola, o se siete in giro. Noi sappiamo tutto di voi, questo è atroce, perché c'è bisogno della trasgressione, c'è bisogno dell'individuazione, c'è bisogno di un mito attuale che vi permetta di trasgredire. Trasgredire è necessario. Non possiamo chiamarli bulli, li chiamiamo bulli, abbiamo il bullismo, li abbiamo già giudicato, siete colpevoli. Voi siete colpevoli di che cosa? Dei nostri errori. Ben venga qualunque vostro difetto, io li adoro, io amo i vostri difetti. Sono i vostri difetti che mi interessano, perché sono la verità. Quindi nel ballo, nella capacità di esprimervi, nell'arroganza di essere ciascuno se stessi, io mi auguro che la vostra generazione sia migliore della nostra.